Buongiorno signori, oggi parliamo di APE sociale, un sussidio destinato a particolari categorie di lavoratori e per cui bisogna fare domanda entro marzo. Io sono Mr. Lulz, vuoi diventare anche tu un lavoratore ipervitaminizzato? Beh, che te lo dico a fare, iscriviti al canale, ma adesso bando alle ciance e parliamo di APE sociale 2020. L'APE sociale consiste in una prestazione di anticipo pensionistico a carico dello Stato, un'indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia ordinaria che è destinata appunto a particolari categorie di lavoratori come i disoccupati di lungo corso, i caregiver, gli invalidi civili dal 74% e gli addetti ai lavori gravosi. La prima finestra per l'invio della domanda di riconoscimento scade a fine marzo. Si tratta di un'istanza tempestiva. Nel corso del 2020 poi ci saranno altre due finestre per la presentazione, ma siccome c'è un limite di spesa, beh, se si hanno i requisiti bisogna essere tempestivi. E il requisito anagrafico per richiedere l'APE sociale è uguale per tutte le categorie di lavoratori, 63 anni di età. Quello che cambia è il requisito contributivo. Sono infatti necessari 30 anni di contributi quando il lavoratore è un disoccupato di lungo corso, un caregiver o un invalido civile dal 74%, oppure 36 anni di contribuzione per gli addetti ai lavori gravosi come conduttori di gru, conciatori di pelli, eccetera. Ah, e le donne hanno diritto alla riduzione di questi requisiti contributivi pari ad un anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni. Bene signori, io spero che questo video possa esservi utile, che vi sia piaciuto, vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.